Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2016, raccolta differenziata. Oggi parliamo della carta. La carta, sopra moltissime altre sostanze che finiscono nei rifiuti, è invece uno dei prodotti che deve essere maggiormente recuperato e maggiormente riciclato. Sapete perché? Perché per produrre carta, se non si può utilizzare altra carta, quindi se non si può riciclare altra carta, si deve utilizzare una sostanza che si chiama pasta di cellulosa. Per ottenere la pasta di cellulosa si devono tritare gli alberi. Pensa un po'. Pensa se gli alberi distribuissero gratuitamente wifi, no? Ci sarebbero veramente sarebbero protetti da persone armate, noi vivremmo nelle foreste con le case di legno un po' tipo gli Ewok. E invece no, producono solamente un gas inutile, un certo ossigeno che noi respiriamo. Comunque, consideriamo la grande importanza del recupero e del riciclo della carta. Subito voi vi verrete a dire «Sì, però la carta riciclata ovviamente ha una qualità inferiore rispetto alla carta ottenuta dalla polpa di cellulosa», e siamo d'accordo. Ora, quando io ero un pochino più giovane, si cominciava a diffondere l'uso della carta riciclata, la carta riciclata la riconoscevi subito, perché era grigiastra, era come se fosse sporca, perché era riciclata da carta che era utilizzata con l'inchiostro, quindi veniva lavata, veniva rifatto l'impasto, non veniva utilizzato lo sbiancante, il cloro o l'acqua ossigenata, non veniva fatto il ciclo di sbiancamento, per risparmiare nel costo di riciclo. E a tutt'oggi esiste della carta riciclata che è comunque più opaca, più scura, non è la classica carta bianca. Esiste anche carta riciclata che è comunque bianchissima, che a guardarla quasi non c'è differenza con la carta prodotta normalmente. È sempre carta bianca, è sempre carta, non so, la carta comune da ufficio, la cosiddetta 80 grammi metro, significa che un metro quadro di carta pesa circa 80 grammi. Qual è la differenza? Ora, consideriamo questo. Quando si produce carta riciclata, lo si produce per cercare di risparmiare nel costo delle materie prime, quindi naturalmente nel costo soprattutto della polpa di cellulosa. Utilizzando carta già esistente si risparmia quel costo. Si cerca di risparmiare anche nel costo di produzione, quindi anche il processo di sbiancamento che richiede dei prodotti chimici, come il cloro, come l'acqua ossigenata, è comunque un costo. Quindi c'è della carta riciclata a bassissimo costo, che è fatta semplicemente recuperando la pasta di cellulosa dalla carta recuperata, e c'è della carta riciclata che invece è bianca, è più trattata chimicamente, eccetera. La differenza è di costi. Naturalmente la carta riciclata perfettamente bianca costa un po' di più rispetto alla carta riciclata grigia opaca. Ma questo costare un po' di più non toglie che comunque il costo di produzione è nettamente inferiore rispetto alla carta prodotta con la polpa di cellulosa, e non è solo un costo economico, perché produrre carta con polpa di cellulosa significa soprattutto abbattere alberi. Capite quindi l'importanza del recuperare la carta e, dove possibile, anche del riutilizzare la carta prima di passare al ciclo di riciclaggio. Comunque, come sempre vi chiedo, da voi nella vostra città c'è qualcosa che viene fatto per il recupero della carta? C'è la raccolta differenziata della carta? Ci sono dei progetti specifici? Qua a Siracusa abbiamo una storia molto complessa, perché la carta viene raccolta, però il macero dove si va poi a produrre carta riciclata o comunque a recuperare la polpa di cellulosa è molto lontano, quindi ci sono dei costi di trasporto non indifferenti. Come sempre, il risultato però è quello che, producendo della carta, il rifiuto non è più uno scarto, ma diventa un componente attivo, perché è una parte che recuperi e rivendi. Quindi, come dicevo, fatemi sapere nei commenti se fate raccolta della carta, se utilizzate cose in carta riciclata. Considerate che già da molto tempo gli elenchi del telefono hanno, per esempio, una grossa percentuale, sono prodotti con una grossa percentuale di carta riciclata. Ma soprattutto nel vostro ufficio utilizzate carta riciclata, oppure a scuola, per i quaderni, per i libri, scegliete la carta riciclata. Come sempre, parliamone nei commenti. Bene, io sono Grizzly, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog con gli amici anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e di seguirmi sul mio canale Telegram, e detto questo io ho concluso, per cui noi ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti! Risparmiare... Meno male che è acquatico.